Queste sono le On Cloud Monster Hyper, rappresentano una super trainer, ossia una scarpa per allenamenti intensi, tra le più stabili presenti sul mercato e per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 265 grammi, 210 nella taglia US 8 femminile, drop 6 come la Cloud Monster, però 37,5 mm nel tallone, 31,5 mm nell'avampiede, è una via di mezzo appunto tra la Cloud Monster, che è quella per gli allenamenti lenti, e la Cloud Boom Eco V3, che invece è pensata per correre davvero molto velocemente. Prima di addentrarci nella recensione completa, comunque sappiate che questa scarpa mi è stata fornita da On Running per la recensione. Ci ho corso 120 km e soprattutto ho avuto la possibilità di vedere a Barcellona tutte le caratteristiche tecniche di questa scarpa, che era già disponibile come sample alla maratona stessa. E ricordatevi, le mie recensioni sono fatte con amore. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute di questa scarpa, le due cose che avrei cambiato a chi è adatta, spoiler alert, è una scarpa per podisti amatori evoluti o che comunque non avessero problemi di budget, perché il prezzo è abbastanza importante. Livello di numero, stesso numero, e degli altri marchi, sia anche in casa On, non mezzo numero in meno come le Monster. Sicuramente ho amato il fatto che la scarpa sia più filante rispetto invece al modello Cloud Monster 2, ha la stessa struttura della tomaia presente nella Eco Boom V3, con sulla parte laterale una protezione abbastanza importante, mentre sulla parte centrale mediale una tomaia davvero setosa che crea una traspirabilità unica e assolutamente promossa su tutti i fronti da questo punto di vista. L'allacciatura poi risulta migliorata rispetto ai modelli precedenti, soprattutto rispetto alla Cloud Monster 1, ma anche alla Cloud Monster 2, perché in effetti sono stati aggiunti 4 laccetti e soprattutto sfrutta due chicche di design che ci racconta Davide. Ci sono due chicche in realtà, una qua sulla prima curva delle stringhe, che l'inserto è diciamo più spostato e questo ti permette di tenere bene tutta la parte dell'allacciatura, e altra seconda chicca sono dei puntini di silicone sui lacci che ti permettono di davvero fare il nodo e che non si slaccia più, ma neanche se lo tiri. A completare il design della parte superiore, una linguetta racing che però ha una protezione discreta nella parte superiore nel caso in cui vogliate bloccare il piede in maniera precisa. Nella parte posteriore, poi, ovviamente il tallone è molto più morbido e assecondante rispetto invece a quelli dei modelli Cloud Monster. Che la linguetta bella soffice ti garantisce tanta stabilità e allo stesso tempo traspirabilità perché è tutta forellata. Vale la pena poi sottolineare che nella parte inferiore, dove c'è la scritta On Running, la scarpa è più rigida e quindi vi consente di gestire al meglio eventuali problemi di pronazione, anche se questa scarpa è sicuramente neutra. A livello di mescola, utilizza una doppia mescola nella parte anteriore, visibile in bianco, la mescola che si chiama Helion HF, che è di fatto una mescola in Pebax molto molto reattiva, forse un po' più dura rispetto a quella che invece troviamo nei competitors, e soprattutto nella parte posteriore la solita mescola Helion, che comunque è reattiva e nel caso in cui appoggiaste di tallone vi dà una sensazione di appoggio molto buona, soprattutto se siete pesanti. Per i geek delle scarpe sappiate che comunque la mescola si estende fino alla parte mediale, ma soprattutto da un lato la scarpa utilizza 5 Cloud Tech, mentre dall'altro solamente 4, ma di conseguenza la sensazione di utilizzo potrebbe assolutamente variare in funzione del vostro appoggio. Questa scelta è stata anche effettuata per sopperire al fatto che la famosa piastra o cuneo mediale Speedboard non è stato inserito. È una scelta di design voluta per permettere al podista amatore voluto di recuperare più rapidamente, e non a caso all'interno della soletta è scritto Fresh Leg, Fast Leg. Questo mix tra due mescole ha fatto sì che è venuta fuori davvero un'ottima scarpa per correre lunghi, ma allo stesso tempo, secondo me, anche azzardare qualche medio, qualche piccola variazione. E avere sempre le gambe fresche davvero si può fare, secondo me. E la mescola è sia morbida ma dura allo stesso tempo nella parte dietro, quindi conferisce un'ottima sensazione. Un altro aspetto di design da non trascurare è il fatto che nella parte posteriore ci sono
5 Cloud Tech e 4 nella parte esterna, mentre solitamente nella versione Cloud Monster ce n'erano 10, questa cosa è pensata soprattutto perché appoggiando di avampiede la scarpa vi consente una migliore proiezione in avanti. Non è un caso in effetti che nella scarpa da gara i Cloud Tech siano molto più limitati, perché proprio questa tipologia di design vi consente di correre davvero più velocemente. Ho amato anche il battistrada, che è sicuramente molto simile rispetto a quello delle Cloud Monster, ma in effetti ha una serie di tacchettini che vi consentono di gestire ancora al meglio i cambi di direzione correndo in pista bianca. Lo noterete assolutamente. L'aspetto da sottolineare è il fatto che ci sia comunque una gomma esposta nella parte mediale, ma di fatto questo battistrada risulta abbastanza durevole, a meno che appunto strisciate il piede. Se non lo fate, comunque sarà destinato a durare assolutamente a lungo. Altra chicca secondo me è nel battistrada, che diciamo è più grippato rispetto alle altre scarpe On. Ci sono dei tacchettini in vista e una parte del battistrada con una mescola di plastica leggermente più dura, che dovrebbe consumarsi un po' meno velocemente e quindi permettere di fare qualche chilometro in più. Ho amato inoltre la forma barchetta tipica di On, ma soprattutto il fatto che lo spazio nell'avampiede sia medio e non larghissimo, e in effetti correndo velocemente è quello che serve. Poi ovviamente se voleste correre lentamente forse apprezzereste di più una scarpa come la Cloud Monster 2, che è leggermente più larga. Proprio grazie a questa mescola, nel caso in cui appoggiasse di tallone, avrete comunque una sensazione positiva e una stabilità molto buona. Se foste dei podisti pronatori effettivamente potreste sostituire la soletta dove c'è scritto Fresh Leg, Fast Leg, con dei plantari personalizzati. Secondo me non è necessario. La rigidità torsionale della scarpa è comunque alta, però è sicuramente suggerita soltanto per dei podisti con appoggio neutro. A livello di flessibilità, sì, abbastanza rigidina, però nel senso per fare dei lunghi o comunque dei medi ci sta, anche se si piega poco. È una scarpa che ti deve tenere fresco le gambe, come dice la soletta dentro, Fresh Leg, Fast Leg, hanno più che ragione. Questa scarpa potrebbe essere utilizzata per dei ritmi assolutamente veloci, secondo me correndo a 5 km è sprecata, anche perché il Paybox è soltanto presente nella parte dell'avampiede e quindi appoggiando di avampiede correreste davvero forte. Ma se invece lo faceste di tallone, suggerirei di prendere la Cloud Monster 2 o la Cloud Flow nel caso in cui siate più leggeri. Ma io la consiglierei più per gli atleti, diciamo, un po' più evoluti, perché ti può portare a correre un attimo un po' più forte di avampiede. La sconsiglierei forse agli amatori, però allo stesso tempo per un amatore che vuole fare dei lunghi, avere le gambe fresche, sentire quella bella reattività, sì, però secondo me più per atleti dai 4,20, 4,30 in giù, diciamo, ecco. Sono due gli aspetti da valutare in caso di acquisto. Sicuramente il primo è il fatto che questa scarpa ha un prezzo di listino assolutamente importante e di conseguenza dovreste valutare se fa davvero al caso vostro. Tenete conto che l'utilizzo di materiali premium potrebbe giustificare questo prezzo, però ovviamente la scelta è solamente vostra. Il prezzo diciamo che è tanto elevato, quindi secondo me per un amatore medio che corre 2-3 volte a settimana, 4 massimo, non ha senso spendere tutti questi soldi. Quindi andrei su una Monster o comunque altre scarpe in casa On che ci sono a prezzi diciamo più ragionevoli, ecco. Se invece volete togliervi lo sfizio e avere un'ottima scarpa versatile, una bella scarpa da lungo per preparare le vostre mezze e le maratone, è sicuramente un'ottima scarpa, super consigliata. Un altro aspetto importante relativo alla scelta di acquisto è che con questa scarpa difficilmente potreste correre lentamente, non soltanto perché nell'avampiede ha questa mescola molto reattiva, ma anche e soprattutto perché la sensazione correndo piano è comunque di una scarpa abbastanza secca. E in tal caso esistono delle soluzioni a un costo più limitato, cosa che potrebbe far pensare che questa scarpa è adatta soltanto a chi corre 4, 5, addirittura 6, 7 volte a settimana. Sono secondo me altre scarpe più rigeneranti. Questa secondo me è la classica scarpa della domenica,
per tutti quei lavori lunghi e rognosi, però che ti vogliono far mantenere la gamba fresca e attiva per poi cominciare la settimana al meglio senza essere affaticati. In conclusione, questa On Cloud Monster Hyper è una delle migliori super trainer, sicuramente la più stabile presente sul mercato. Chiaramente l'aspetto da considerare è: la compro soltanto se ho intenzione di correre almeno 5-6 volte a settimana, oppure se cercassi una scarpa super premium, il prezzo è assolutamente adeguato a questa definizione. Voi nel frattempo sei strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a bermi un coffee, ciao alla prossima!